dice l'articolo 2656 del codice, stiamo sempre parlando dei casi in cui viene trascritto o viene richiesta la trascrizione di un accordo di mediazione in cui l'usufruito non risulterebbe come l'effettivo proprietario. Si pone il problema di 2656, perché? Perché dice il 2656 numero 6 che il dov'è? 2652 numero 6, scusate. Dice che le domande dirette a far dichiarare la nullità o l'annullamento di un atto soggetto a trascrizione devono essere trascritte, ma se la domanda è trascritta dopo 5 anni dalla data di trascrizione dell'atto, la sentenza non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi in buona fede, in base a un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Ergo, potrebbe avvenire astrattamente questa ipotesi: l'accordo di mediazione viene trascritto, anche se l'usucapito non risulterebbe come effettivo proprietario. L'usucapiente nei 5 anni, l'usucapiente trascorsi i 5 anni, trasferisce l'immobile a un terzo di buona fede, okay, cioè un terzo che non conosce la circostanza che l'usucapito a monte non era l'effettivo proprietario. Questo terzo è poco, dice l'avvocato, in breve, come fa a non saperlo? Qualche cosa che arriva. Perfetto, esatto, proprio che volevamo arrivare. Questo terzo di eventuale buona fede potrebbe eventualmente avvalersi di questa norma per ritenere valido il proprio acquisto anche nei confronti del reale proprietario, cioè soltanto che nulla sapendo di ciò che era successo di questo accordo di mediazione si vede sottratta a sua insaputa la proprietà del proprio immobile. La risposta è: il caso è in realtà difficilmente realizzabile, proprio in considerazione di quelli che sono gli obblighi di informazione del notaio, cioè quello che dovrebbe avvenire è che questo terzo al momento di acquistare l'immobile dovrebbe venire informato dal notaio del fatto che l'accordo di mediazione trascritto in realtà era tra due parti che non risultavano quali proprietari, l'usucapito non risultava quale proprietario, e dunque a questo punto dovrebbe venire meno la sua buona fede, dunque si immagina che dovrebbe risultare non applicabile l'ipotesi del 2652 numero 6. La devo sfumare. Finita. Grazie dottor Guerci.